Nel giorno del suo 36esimo compleanno, Rafa Nadal conquista la trentesima finale di un torneo del Grande Slam, la quattordicesima finale in quella del Philippe Chatrier al Roland Garros. Ragazzi, domenica a partire dalle ore 15 in quel del Philippe Chatrier, nel teatro del Philippe Chatrier, affronterà Casper Ruud per conquistare il 22esimo titolo di un torneo del Grande Slam, per conquistare il secondo torneo del Grande Slam in questo magico, spettacolare, emozionante, infinito 2022. È stato un compleanno purtroppo rovinato però dall'infortunio del suo sfidante, perché la prima delle due semifinali che hanno emozionato, che hanno fatto gustare il pubblico transalpino una grande giornata di tennis, si è conclusa nel peggiore delle ipotesi, con l'infortunio grave, gravissimo, shock da parte di Alexander Sasha Zverev. Alexander Zverev che ha dato grandissima battaglia, una grandissima prestazione, ha offerto una grandissima prestazione che però non è bastato per coltivare il sogno nel corso del primo set e anche nel corso del secondo set, troppi errori nei momenti decisivi, fino a quella caviglia che ha fatto definitivamente crack dopo l'errore con il tentativo di rovescio andato a vuoto con Nadal che conquista il sesto game, la perfetta parità nel corso del dodicesimo game e quindi che si proiettava verso un secondo tie break dopo addirittura 3 ore e 7 minuti di gioco. Dopo 3 ore e 7 minuti di gioco, la prima semifinale non aveva ancora definito l'epilogo del secondo set. Basti pensare che la seconda semifinale, quella che ha visto scendere in campo nella terra rossa del Philippe Chatrier, nello spettacolo del Philippe Chatrier, è durata 2 ore e 57 minuti. Ha visto il successo in rimonta da parte di Casper Ruud, il tennista norvegese a 23 anni. Ha conquistato così la prima finale di una major, la prima finale di una tornata del Grande Slam nella sua amata terra rossa, la superficie che lo ha visto crescere, che lo ha fatto crescere in classifica fino a portarlo domenica a disputare contro Sua Maestà, contro il re della terra rossa, contro The King of the Clay, la prima finale di una major, la prima finale di un torneo della Grande Slam. Successo in rimonta 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 contro il croato Marin Cilic che pregustava di conquistare la quarta finale in quattro superfici diverse all'interno dei quattro tornei della Grande Slam, dopo il successo coltivato nel lontano, ma non troppo, 2014 contro Kei Nishikori in quel di Flushing Meadows, conquistando così il primo e anche unico successo all'interno delle quattro prove del Grande Slam. Tornando però in quel, ecco, basti pensare che la semifinale tra Ruud e Cilic è durata 2 ore e 57 minuti, meno di 3 ore dall'altra parte. 3 ore e 7 minuti per disputare il tiebreak del primo set e poi 12 game davvero emozionanti con break e contro break e contro break. Il turno di servizio tenuto da Zverev nel corso del quinto gioco, break Zverev contro break Nadal, ancora break Zverev e poi ancora una volta il contro break da parte del tennista maiorchino. Andi e rivieni di emozioni, una vera e propria altalena di emozioni in quel secondo set che poi si è concluso con l'esito più beffardo per Alexander Zverev con l'infortunio alla caviglia, l'abbandono della scena della Philippe Chatrier e poi il rientro all'interno del campo da gioco con le stampelle. Nadal, ovviamente,
Senza parole, Nadal che ne esce vincitore dopo le battaglie contro Félix Auger Aliassime e dopo la battaglia sportiva incredibile che abbiamo vissuto in live contro Novak Djokovic. Questo video anche per ricordarvi l'appuntamento per fare la storia domenica a partire dalle ore 15, live reaction per seguire in mia compagnia l'esito conclusivo della Roland Garros 2022 prima della finale femminile tra Iga Swiatek e Cori Coco Gauff con la tennista polacca che insegue non solamente il secondo torneo della Grand Slam, il secondo Roland Garros della sua carriera, ma anche la 35esima vittoria consecutiva all'interno del circuito WTA. Tornando al match tra Nadal e Zverev, in serata abbiamo seguito il successo di Casper Ruud, una finale inedita, una partita inedita tra due amanti, però tra due veri e propri sceneggiatori all'interno del teatro del Philippe Chatrier della Terra Rossa. Da una parte il re, the king of the clay, il re della Terra Rossa, dall'altra parte un vero e proprio sceneggiatore d'arte, Casper Ruud, che secondo me comunque darà un certo filo da torcere. Ne sono uscite anche di tutti i colori. Per quanto riguarda anche nel giorno del suo compleanno, non lo lasciano stare. È uscita la notizia che Nadal salterà probabilmente Wimbledon anche in questa stagione e senza coltivare il sogno chiamato Grande Slam, perché se dovesse vincere domenica contro Casper Ruud sarebbe doppietta Australian Open più Roland Garros e quindi potrebbe cavalcare le onde e cercare anche il championship per poi volare in quelli di Flushing Meadows come lo scorso anno Novak Djokovic e cercare il favoloso poker di successi. È uscita la notizia di un possibile ritiro dopo la finale contro Casper Ruud per i soliti problemi al piede che lo tormentano purtroppo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, torneo dopo torneo, problema cronico che si porta avanti da tutta la carriera. Però tornando al match contro Alexander Zverev, partenza rilento, break del tedesco, Nadal che non riesce a rispondere anche a causa di una prima di servizio devastante, 77% di prime, però anche da segnalare 8 doppi falli che sono pesati all'interno dell'economia del primo set. Un primo set che arriva sul 5-4, Nadal che riesce a conquistare il controbreak, a tenere la battuta, 3 set point annullati dal tenista tedesco sul 5-4 servizio Zverev e poi un tiebreak sciupato alla grande dal tenista tedesco che sciupa addirittura 4 set point sul punteggio di 6-2. Nadal rientra con dei colpi davvero incredibili, assurdi, dei passanti straordinari e poi vince il tiebreak del primo set dopo un'ora e 33 minuti di gioco, con il punteggio di 10 a 8. Abbiamo parlato dei break, dei contro break, un servizio davvero che non è stato l'ago della bilancia odierno per il tennista maiorchino, tante difficoltà al servizio per Rafael Nadal, che alla fine però riesce a conquistare la 14ª finale della sua storia, della sua carriera al Roland Garros, la 30ª di un torneo del Grand Slam. Numeri pazzeschi, tutto questo per coltivare il 22esimo titolo del Grand Slam. Tutto questo racchiuso in questo favoloso, indimenticabile 3 giugno, il giorno del suo 36esimo compleanno. Tutti in piedi per Rafael Nadal. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!